Ciao ragazzi, allora questo è un nuovo video e volevo fare un unboxing. Mi è appena arrivato questo pacco che ho acquistato su Amazon e siccome è una cosa che riguarda la lingua cinese, l'apprendimento della lingua ma soprattutto della scrittura, lo apriamo insieme. Sono molto molto curiosa. E se vi dovesse piacere vi lascio comunque il link. Eccolo, vi lascio il link nel box info per poterlo acquistare. Lo faccio vedere meglio. Che carino! Ecco, lo immaginavo più piccolo e invece è bello grande. Allora, che cos'è? Stiamo parlando di un quaderno. Ah, vedi? Sì, l'impaginazione mi piace proprio. È un quaderno dove potete esercitarvi a scrivere i caratteri cinesi. Nella parte alta scrivete il, come suggerisce anche qui, il pinyin, il carattere e poi il significato. Il prezzo è di 4,99 euro, sono 100 pagine, invece il quaderno con 200 pagine costava 6,99 euro, però insomma penso che 100 pagine bastino, siano sufficienti, anche perché appunto abbiamo tutte e due le facciate libere. Qui che cosa c'è? Vediamo un po'. Ah, che carino! Che bello! Il sommario, e beh, magari dove possiamo scrivere tutte quante le parole che vogliamo imparare. Ma che bello! Sì! Ho cercato su questo negozio, su Amazon, se c'era magari qualcosa con già dei caratteri prestampati poi da appunto scrivere, ma non ce n'è, non c'era, però perché no, lo creiamo noi. Se avete Pleco, se avete magari ecco anche qualche libro specifico che vi aiuta nella stesura corretta, nella scrittura corretta del carattere, perché dovete sapere che ogni carattere ha un ordine dei tratti che deve essere rispettato e quindi Pleco sicuramente vi può aiutare, quindi l'app Pleco, oppure ci sono dei libri come ad esempio, adesso ve lo faccio vedere, ad esempio come questo libro, il libro dei caratteri cinesi, che so che vi è piaciuto tantissimo quando ve l'avevo già proposto anni fa sul canale. Eravate veramente super curiosi e so che molti di voi l'hanno acquistato, quindi ve lo consiglio tutt'oggi perché comunque è molto carino. Vi parla appunto dei caratteri, vi mostra la scomposizione del carattere tratto per tratto e in più c'è la spiegazione del carattere, quindi come mai ad esempio il carattere in questo caso di avere si scrive così, e quindi c'è la spiegazione del carattere, che sicuramente è molto utile perché ci facilita la memorizzazione. Questo qui l'avevo preso ormai tantissimi anni fa, l'avevo pagato 12 euro, ma si trova anche a meno. Adesso provo a vedere se su Amazon lo trovo e vi lascio sempre il link nel box info. E quindi questo qui è molto utile perché io adesso lo userò magari per prendere qualche carattere che ancora non ho ben assimilato e poi lo trascriverò su questo quaderno. Se non volete spendere 4,99 euro, dici: ma Stefania, perché non compri un quaderno a quadrettoni? Avete ragione, però io avevo bisogno di qualcosa che mi facesse sembrare di essere in Cina, mi fa così concentrare, perché questo è un momento in cui io sono un po' deconcentrata e quindi ho bisogno di questi supporti di questi supporti che mi fanno veramente immedesimare e mi fanno concentrare. Ognuno ha le proprie tecniche, ragazzi, quindi questo è un mio tentativo di riprendere un po' in possesso la lingua cinese. E quindi niente, io comunque con questo vi saluto, spero che comunque questo unboxing vi sia piaciuto, vi abbia dato comunque qualche spunto per qualche acquisto futuro oppure magari qualche regalo a qualche amico a cui piace insomma la lingua cinese, o che comunque può essere anche utilizzato per la lingua giapponese, potrebbe essere utile, non lo so, non voglio dire una baggianata, però sicuramente per la lingua cinese sì. E niente, io comunque vi saluto, zaijian, bye bye.